Non è facile comunque tenere alta la concentrazione per 90 minuti. Per chi è stato calciatore sa che purtroppo ci sono tante piccole cose che aiutano un calciatore a esprimersi al massimo. E siamo in una situazione molto molto delicata, quindi non mi interessava, credimi, il risultato, mi interessava la prestazione d'orgoglio, ma più che altro per loro stessi, perché non meritano quello che stanno passando finora. E infatti fino al gol, penso che è stata una partita quasi a senso unico, sembra un paradosso dirlo, per una partita finita 4-0. Però sono stracontento di come si sono espressi e di quello che hanno dato fino all'ultimo, nonostante i 4 gol. Il rigore sbagliato probabilmente è stato. Ha cambiato la partita, è normale che la cambia. Poi non si sa come sarebbe andata a finire. Però per una squadra che sta passando tanti piccoli problemi, non riuscire, cioè, a dare, sentire dentro loro stessi che stanno dando tantissimo e non riuscire per l'ennesima volta a prendere niente, poi la prima difficoltà, come è stata nel gol, rischi poi di entrare nel secondo tempo con una testa purtroppo completamente diversa. Ma non gliene faccio una colpa, anzi, il contrario. Diciamo che i primi 20-25 minuti abbiamo avuto difficoltà perché loro sono entrati forse un pochettino più determinati rispetto a noi. Abbiamo anche merito del San Biase, abbiamo regalato un calcio di rigore, poi dove ha rimediato all'errore Valenti, parandolo. Poi dal rigore in poi penso che non ci sia stata più partita. Siamo usciti fuori, abbiamo creato delle situazioni di gioco importanti, abbiamo avuto, a parte i gol, altre 3-4 occasioni per poterle fare. Però sono contento per quello che è stato fatto, per quello che si sta facendo durante questo scorcio di campionato. Viste tante assenze, però Licata veramente dopo la prima mezz'ora si è dimostrato devastante, un bella protagonista, un grande scopellino e petiscione. Abbiamo visto tutto quello che ha fatto. Oh, a prescindere, l'ho detto prima, i primi 25 minuti eravamo un pochettino più leggeri, ma a livello mentale, perché loro l'approccio alla gara l'hanno avuto molto, molto più determinante rispetto a noi. Però poi ci siamo sistemati dentro al campo subito quando ho cambiato, ho invertito Vella con Ricco Bono, siamo usciti fuori e sicuramente si è visto un altro Licata. Domenica, visto che c'è ancora gara in casa, nel che tempo insomma di godersi questa vittoria, e diciamo che uno scontro diretto per la possibilità, l'ultima possibilità per entrare in playoff. Vabbè, entrare nei playoff significa aver fatto un doppio miracolo. Noi abbiamo sempre giocato alla giornata, abbiamo sempre guardato l'avversario del dopo e questo ci ha portato a raggiungere l'obiettivo principale, quello della salvezza, a 5 giornate alla fine. E come avevo detto tempo fa, dopo che saremo salvi, vediamo dove possiamo arrivare. Questi 3 punti ci hanno fatto fare un balzo in avanti. Domenica giochiamo in casa con l'Abbati Pagliese, che ha 3 punti in più di noi, e non vedo perché non ce la dobbiamo giocare per vincerlo. Anche perché vogliamo chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico e sicuramente vogliamo chiudere con una vittoria importante. Poi se alla fine non fai playoff per 1 punto, per 2 punti, dobbiamo essere stracontenti di quello che è stato fatto durante questo girone di ritorno.